Sono Cristina Manasse, sono un avvocato, mi occupo di diritto dell'arte e della proprietà intellettuale. Sono stata coinvolta da Fabio Castelli per tutto ciò che riguarda gli aspetti giuridici dell'organizzazione di MIA. MIA sarà il primo evento della fotografia e quindi una manifestazione fieristica, culturale, dedicata interamente alla fotografia e al video d'arte. È la prima volta che questo si verificherà in Italia. La fotografia ormai ha assunto un ruolo preminente come forma espressiva e ci sarà la possibilità di vedere tante piccole mostre, perché ogni espositore esporrà un solo artista e quindi sia il collezionista esperto che il visitatore saranno avvicinati al percorso, al progetto, alla ricerca fatta dal singolo artista. Ci saranno poi degli eventi collaterali come dei workshop, delle tavole rotonde, dei punti d'incontro, dei laboratori d'arte e quindi il pubblico potrà vedere sia come le nuove tecnologie influenzano la produzione, quindi la forma espressiva della fotografia, sia vedere altri aspetti e quindi imparare da esperti del settore, gli operatori. Io in particolare organizzerò un workshop giuridico che però non sarà un workshop accademico. Verificheremo e affronteremo degli aspetti molto pratici di quelle che sono le nuove tecnologie e la loro influenza nel mondo della fotografia. Vi aspettiamo tutti al MIA a maggio per seguire questo percorso artistico fotografico per la prima volta in Italia.